Il Pineto torna alla vittoria superando di misura 2-1 il Castelfidardo e riducendo al lumicino le speranze fidardensi di una salvezza diretta. Barlafante e Romano griffano il successo biancazzurro, Perkovic per il momentaneo 1-1 fidardense. Ma andiamo con ordine tra i locali: torna Domizia a centrocampo dal primo minuto nel classico 3-5-2 schierato da Maolo, che conferma per 10 undicesimi la formazione che ha pareggiato mercoledì col Porto d'Ascoli. Nel 4-3-1-2 di Manoni assenti Gega e Mataloni, mentre rientra dalla squalifica Marcelli. Dopo una breve fase di studio, prima vera occasione del match al 12esimo, Caprioli dalla bandierina, serve la corrente Bosco, che sceglie benissimo il tempo dello stacco con la sfera che termina di poco alta. L'appuntamento col gol è solo rimandato e arriva al quarto d'ora. Azione insistita del Pineto, Minincleri scambia con Della Quercia, la palla arriva a Barlafante che, giudicato in posizione regolare, beneficia di un rimpallo favorevole e piazza la girata vincente alle spalle di De Malia per l'1-0 in favore dei locali. Passa appena un minuto e al 16esimo, sulla battuta di un calcio di punizione, chiedono il rigore i giocatori del Castelfidardo, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara, che indica la bandierina del calcio d'angolo. Il Castelfidardo manca nell'ultimo passaggio, il Pineto gestisce e cerca il raddoppio, sfiorato per due volte dopo la mezz'ora. Al 36esimo, punizione di Caprioli, colpo di testa di Pepe per Mesisca, che però non ci crede, pensando di essere in posizione di fuorigioco, e l'azione sfuma. Ancora Pineto con Caprioli un minuto più tardi, che raccoglie il cross col contagiri di Della Quercia, ma il colpo di testa sorvola di pochissimo il 7. Nel finale la risposta fidardense, il Castelfidardo prova a pareggiare al 47esimo con una conclusione da fuori di Braconi, sulla quale non ha problemi Mercorelli, impresa sicura. Colpo di scena in avvio di ripresa, al 9 il Pineto si fa bucare in contropiede e Bosco concede la massima punizione atterrando Braconi, completa Perkovic che dagli 11 metri spiazza Mercorelli e pareggia i conti sul calcio di rigore. 1-1, è tutto da rifare per i biancazzurri. Il Pineto quindi prova a ricostruire. Al 20esimo, punizione di Caprioli dalla destra a cercare Pepe dalla parte opposta, il colpo di testa del capitano che impegna De Malia, bravo ad alzare oltre la traversa. Ma al 23esimo i biancazzurri concretizzano il nuovo vantaggio, percussione di Della Quercia che si incunea tra due avversari, entra in area e viene messo giù da Baraboglia. Secondo calcio di rigore di giornata e cartellino giallo per il difensore marchigiano. Dagli 11 metri va Romano che calcia a fil di palo, De Malia intuisce ma non ci arriva e il Pineto torna in vantaggio portandosi sul 2-1. I biancazzurri potrebbero quindi mettere in ghiaccio la partita, ma al 35esimo Romano da due passi sciupa un'occasione d'oro spedendo fuori bersaglio. Nel finale il Castelfidardo tenta di pareggiare le sorti del match, ultimo sussulto della gara al 49esimo, la sforbiciata di Bracciatelli in area e Mercorelli che in tuffo blocca la sfera. Dopo 7 minuti di recupero il Pineto mette in cascina 3 punti che sanno di liberazione, ritrovando una vittoria che mancava dallo scorso 6 marzo, in attesa di tornare nuovamente in campo mercoledì in terra molisana per il recupero della gara contro il Vasto Girardi. Quindi la sosta per tutte, per ricaricare le pile per il rush finale. Direi fondamentali, perché diciamo, la vittoria è la medicina migliore quando poi si hanno delle problematiche come le partite precedenti. Quindi in questo momento abbiamo problemi in organico, qualche giocatore importante fuori, qualcuno non è al top della condizione, qualcuno gioca con delle infiltrazioni, quindi portare via la vittoria in una partita difficile come oggi è importantissimo, perché come ho detto prima, diciamo, la vittoria è la medicina migliore. L'abbiamo fatta con merito secondo me, perché potevamo chiudere la gara prima, invece poi abbiamo fatto la solita incertezza che ci ha costato il pareggio, lì però siamo stati forti mentalmente, ci abbiamo creduto fino alla fine e direi che la vittoria è meritata. Il recupero all'ultimo momento di Domizia ci ha permesso di trovare le geometrie che avevamo in precedenza e stiamo cercando di inserire Galeano, che non ha i ritmi partita, quindi in due abbiamo cercato di fare una prestazione in quel ruolo nel dettare i tempi. Ripeto, adesso ci è rimasto un ulteriore sforzo e mercoledì in un campo difficile contro Vasto Girardi dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali, perché siamo pochi e non in perfette condizioni, quindi dobbiamo stringere i denti in questo momento, poi ci sarà la sosta e avremo tempo per preparare meglio le prossime partite. Penso che la squadra abbia fatto secondo me la partita che doveva fare. Oggi, se proprio devo analizzarla, l'ha vinta
l'esperienza che c'era in campo. Il Pineto ne aveva tanta e il secondo tempo l'ha messa a disposizione della gara. Abbiamo, secondo me, commesso un paio di ingenuità su tutti e due i gol. Però avevamo avuto la forza comunque sia di riprendere questa partita e poi abbiamo commesso l'ennesima disattenzione, perché una squadra che deve raggiungere l'obiettivo e che deve comunque faticare come dobbiamo noi non può essere così leggeri in certe situazioni. Peccato, oggi sicuramente era una partita importante per il nostro proseguo, per la nostra speranza di poterci salvare direttamente. È normale che in questo momento adesso le speranze si siano ridotte un pochino per la salvezza diretta, però ancora c'è la possibilità. Avremo questi 15 giorni, perché domenica non giocheremo, e questi 15 giorni per ricaricare soprattutto la delusione di questa sconfitta.